d 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build and resupply. Arrivate, ben arrivati a C'è spazio per tutti, incontri ravvicinati del centro estivo, il primo festival sullo spazio dedicato alle bambine e ai bambini del centro estivi comunale. Il mio nome è Marco Napoletano, io sono il coordinatore degli animatori, sono il responsabile dei centri estivi e vi do il benvenuto a questa serata. Abbiamo preso spunto dal tema del centro estivo di quest'anno che come sapete è estate spaziale. E in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto, in particolare l'Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Piattaforma Lago e soprattutto grazie al prezioso supporto della Tecnosistemi SPA, che questa sera è rappresentata qui da Martina Barella, IEM Servizi ha organizzato questa rassegna di incontri per bambini e famiglie. Incontri con esperti di astronautica e astrofisica, ne abbiamo già avuti diversi con i bambini, abbiamo già fatto una serata anche con i genitori e la cittadinanza, questa è la seconda. Quindi salutiamo i rappresentanti di tutte queste realtà che ci stanno sostenendo in questo percorso, che fra poco inviterò anche sul palco. Questa è una sera speciale perché oggi la data è il 20 luglio. E voi sapete che qualche anno fa è successo qualcosa, proprio questa sera, giusto? 54 anni fa, e quindi non a caso questa sera avremo con noi, eh, con grandissimo piacere, una persona che quell'esperienza l'ha fatta. Ma adesso, prima di presentarlo, chiamo sul palco qui con noi l'assessora alla scuola, l'assessora del comune di Vittorio Veneto, Antonella Caldarte, che vi prego di accogliere con un applauso. Grazie Marco, benvenute, benvenuti a tutti, un benvenuto veramente speciale al nostro super ospite spaziale di questa sera, Umberto Guidoni. Guardi, è un... io sono tantissimi anni che calco i palchi della città, però questa sera mi batte il cuore, tant'è che mi sono anche presa due appunti per non sbagliare poi i nomi che peraltro Marco per fortuna ha già fatto. È davvero un onore non solo per me e per l'amministrazione comunale, ma devo dire per tutta la città averla qui questa sera, perché il suo volto è per noi, anche per, per me che non sono una ai lavori, e per tanti di noi legato chiaramente a quella immagine di, di quando lei è salita sullo Space Shuttle. Noi, io ero ancora piccola ed era l'idea di poter andare nello spazio, quindi non vediamo l'ora che ci racconti delle, delle sue esperienze. Ecco, io approfitto di questo palco questa sera per ringraziare eh, i due main sponsors che ci hanno permesso di realizzare parallelamente ai centri estivi, che quest'anno come è stato ben detto hanno come tema eh, l'estate spaziale e voglio anche spiegarvi perché, i due main sponsors che ci hanno permesso di affiancare ai centri estivi queste, eh, queste serate. E questi eventi, perché non sono state solo selate, c'è stata anche la, la manifestazione teatrale e, e quegli incontri che appunto eh, il professor Guidoni domani, ma in, nei giorni precedenti, Patrizia Caraveo e Franco Vazza, quindi due astrofisici, hanno avuto non solo con i genitori ma anche con i bambini e vi assicuro che... È Un'esperienza bellissima, veramente molto emozionante. I due sponsor sono IEM Servizi per l'infanzia, che si è occupato dell'ideazione, che si è occupato della realizzazione e anche di tutta la parte organizzativa e di comunicazione di cui appunto anche Marco fa eh, parte e davvero senza di loro le idee non, sarebbero, non avrebbero poi prese gambe. Ma la gamba, poi le gambe per farlo divenire una serata come questa, è stata data dalla, dalla ditta, dalla eh, tecnosistemi eh, società benefit della nostra zona industriale, che devo dirvi la verità, quando io ho incontrato, di, di cui ho incontrato l'amministratrice delegata, a Munari, Così mi sono presentato, ho detto abbiamo questa idea, mi ha detto immediatamente, ha detto immediatamente a Martina e alla sua collega, ha detto alla comunicazione facciamolo, senza nemmeno chiederci di quanto stavamo parlando, ma solo capendo in modo davvero intelligente eh, l'importanza di questa azione che viene a far parte davvero di quello che oggi comunemente si, si, si chiama welfare, non solo aziendale in questo caso, ma welfare di comunità, perché questa è veramente una restituzione all'intera comunità di un'esperienza che va a favore dei bambini e delle loro famiglie. Quindi davvero grazie. Ovviamente non posso non ringraziare anche l'Associazione Astrofili Vittoriese e poi daremo la parola anche al Presidente, che ci ha supportato nel pensiero scientifico, perché non basta avere le idee, bisogna poi anche concretizzarle per bene. Bene, perché abbiamo scelto come tematica dell'anno per i nostri centri estivi lo spazio? Perché l'abbiamo chiamata estate spaziale? Siamo partiti da un ragionamento che dura nel, nel tempo, cioè non, noi di solito non improvvisiamo, giusto Marco? C'è cioè, un pensiero dietro quello che facciamo, lo condividiamo e siamo partiti proprio da alcune emergenze, da alcuni problemi che sono stati sollevati durante il Festival dell'educazione Educhiamoci, che quest'anno vedrà la terza edizione, un festival indirizzato alle, agli adulti, perché impariamo come adulti ad educare i bambini. E una delle tematiche eh, emerse, dei problemi emersi, è stata quella proprio della, eh, come posso dire, di, de, del problema che l'uso, l'abuso di cellulari, di tablet, di tutto ciò che è ormai, eh, in, che, che internet offre, eh, di come questo abuso vada va a condizionare lo sviluppo psicofisico dei bambini. Quindi abbiamo detto, cerchiamo di distogliere lo sguardo dal tablet, dal cellulare, e metaforicamente abbiamo detto facciamo loro girare il naso all'insù. Quindi qual, quale migliore ambito di quello appunto del cielo, dello spazio, delle stelle per eh, aiutare i bambini tramite il gioco e l'esperienza a... Ad avvicinarsi a capire, a sviluppare le loro reali potenzialità. Chiaramente, questo è un passaggio che va poi eh, condiviso con i genitori e con gli educatori in prima battuta, ma che ci porterà poi e vedrà la sua continuazione nella prossima edizione del, del Festival. Educhiamoci. Questa è la razza di quello che noi cerchiamo di fare per le nostre famiglie, per i nostri bambini, e quindi la sua presenza questa sera davvero è un tassello importantissimo in questa estate spaziale che abbiamo cercato di mettere in piedi. Grazie ancora a tutti. Grazie assessore Antonella Caldart, del Comune di Vittorio Veneto, invito a salire sul palco adesso il presidente dell'Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Silvano Tocchet. Grazie, buonasera a tutti. È un onore per noi avere qui Umberto Guidoni, e naturalmente quando ci è stata offerta questa opportunità, cioè l'opportunità di collaborare a un progetto del genere, non abbiamo potuto dire di no, abbiamo detto convintamente di sì perché il nostro target è quello di divulgare l'astronomia. Quindi abbiamo messo in campo l'Osservatorio Astronomico di Piadera. Già molti gruppi sono venuti in queste serate, altri verranno la settimana prossima. La nostra esperienza didattica e poi il planetario con cui faremo la, la giornata finale. Per cui niente, buona serata a tutti e grazie ancora al dottor Guidoni di essere qui con noi questa sera. Grazie Silvano Tocchetto, presidente dell'associazione Astrofili di Vittorio Veneto. Passo quindi a presentare il nostro ospite graditissimo Umberto Guidoni, astronauta e astrofisico. È veramente per noi un grande onore averlo all'interno di questo percorso che è un percorso anche educativo, come abbiamo detto l'assessora. E in particolare in questa serata che è anche un anniversario. Umberto Guidoni è nato a Roma nel 1954, si laurea con lode in fisica all'Università della Sapienza di Roma, è ricercatore al CNR dove si occupa di studi sulla ionosfera terrestre. Selezionato come astronauta dalla NASA, effettua il suo primo volo nello spazio nel 1996 con lo Space Shuttle Columbia. Seconda esperienza nel 2001, primo europeo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È autore di diversi saggi e libri per ragazzi e di articoli su giornali e riviste. E quindi, oltre che per i suoi meriti scientifici, anche per il valore educativo della sua opera, lo abbiamo qui veramente con grandissimo piacere. Gli passo la parola per un incontro dal titolo C'è spazio per tutti, incontri ravvicinati del centro estivo. Grazie, grazie, buonasera a tutti, è stato davvero un piacere diciamo, ricevere questo invito. A venire qui a Vittorio Veneto stasera eh, mi fa enormemente piacere, anche perché qui è un pochino più fresco che a Roma. <ride> e, parliamo di spazio, oggi è una giornata particolare. Eh, sapete, eh, più di 40 anni fa, gli uomini hanno messo piede sulla Luna proprio in questo giorno, quindi è sicuramente un, un evento da ricordare. E, e io di spazio vi parlerò. E, e prima di tutto, prima di parlarlo, ve lo mostrerò, cercherò di mostrarvelo attraverso un filmato che in qualche modo ripercorre un po' la storia più recente, non, non parliamo della Luna, eh, ma soprattutto guarda al futuro, perché siamo a un momento di svolta nell'esperienza eh, diciamo, spaziale. No? Ci sono stati gli anni appunto delle, delle prime missioni, della, dello sbarco sulla Luna. Poi è sembrato che diciamo, il cammino intrapreso si rallentasse, non è sembrato, è proprio così che è successo, ha rallentato un po' e oggi siamo di nuovo in una fase espansiva. Si ritorna a parlare della Luna e, e soprattutto c'è una nuova generazione di veicoli che eh, porterà gli astronauti del futuro e non solo i professionisti dello spazio, probabilmente anche quelli che diciamo così, avranno voglia di fare un viaggio nello spazio. Ma, lo vedremo con calma nel filmato. Io adesso vi voglio portare con me nello spazio. Quindi allacciate le cinture e cominciamo col filmato. Questo è lo Shuttle Endeavour, quello su cui ho volato nella seconda missione. Sulla rampa di lancio è davvero uno spettacolo magnifico vederlo lì. e Gli astronauti si preparano per il lancio qualche diciamo, un anno prima, ma l'ultima settimana la passano. In questa zona che sono i quartieri degli astronauti, dove rimangono in quarantena per circa una settimana per evitare diciamo, all'ultimo momento qualche, anche un semplice raffreddore, può essere un problema. Percorrono una strada diciamo, sempre la stessa, lo stesso pulmino che va verso la rampa, è il pulmino diciamo, dei primi voli dello Shuttle, quindi è un po' datato, e questo corteo fatto di automobili da polizia, blindati, elicotteri, va verso la, eh, verso la rampa. Chi ha visto il film Armageddon è quasi tutta fantasia. La cosa più realistica è proprio quando l'equipaggio di Bruce Willis va verso la rampa. Qui abbiamo visto il momento in cui si arriva sulla rampa di lancio: questo è l'ascensore che porta gli astronauti verso la passerella che collega la struttura metallica allo shuttle. E una alla volta si sale in una situazione un po' scomoda. Pensate a un aereo messo in verticale. E per raggiungere i sedili vi dovete arrampicare, per fortuna lì ci sono solo due file di sedili, quindi non è, non è così difficile, ma insomma richiede un po' di tempo. Questo è il momento dell'ultimo eh, secondi del conteggio alla, alla rovescia, pochi secondi prima dell'accensione dei motori c'è quella grande cascata d'acqua che riempie una piscina che c'è sotto lo shuttle per raffreddare la struttura perché la potenza dei motori è tale che surriscalderebbe le strutture metalliche e soprattutto anche le vibrazioni e finalmente quando si accendono i due razzi bianchi, quelli a combustibile solido, lo shuttle parte. Immaginate un palazzo di 20 piani che si solleva, pesa più di 2000 tonnellate, quindi all'inizio parte lentamente, poi accelera sempre più rapidamente fino al momento in cui supera la velocità del suono. Eh, la famosa barriera del suono. Ecco, qui si vede vedete, questa specie di nuola che si forma, è proprio il muro del suono che viene eh, infranto. Una volta, due volte, dieci volte, venti, 25 volte, perché questa è la velocità di punta che lo shuttle raggiunge quando arriva in orbita. 25 volte la velocità del suono corrisponde circa a 28.000 km all'ora. Una velocità che diciamo su scala terrestre è davvero difficile da immaginare. Dopo due minuti e mezzo, quei due razzi che hanno dato la spinta iniziale si separano hanno esaurito il loro combustibile e quindi ricadono verso a questo punto siamo sull'oceano ricadono nell'oceano, nell'acqua con un paracadute e vengono recuperati. E Lo shuttle continua alimentato da quel grande serbatoio arancione finché dura il combustibile. Quando il combustibile finisce, anche quello viene sganciato, ma questo a differenza degli altri eh, si distrugge eh, a rientro nell'atmosfera, a questo punto siamo già nello spazio. Quindi questa parte è l'unica che non è verniciata proprio perché viene buttata via. E questo è quello che succede quando arrivi in orbita, è davvero uno spettacolo che toglie il respiro, eh, ma devo ammettere che gli astronauti non hanno molto tempo di guardare fuori, perché nelle prime ore dell'arrivo in orbita ci sono una serie di attività che si devono eh, diciamo, svolgere tutte abbastanza rapidamente. La più importante di tutte è raggiungere questo oggetto, la Stazione Spaziale Internazionale, perché questo è l'obiettivo, ormai è stato l'obiettivo per gli ultimi dieci anni dell'attività della Space Shuttle. Qui vediamo lo Shuttle mentre sta facendo una manovra. Questa è la parte sottostante che vedete appare un po' consumata, bruciacchiata, poi vi spiego perché. Fa una specie di capitombolo, una piroetta, per allinearsi con, con la stazione spaziale e eh, alla fine si aggancia. Questo ci permette anche di vedere come è fatto lo, lo shuttle quando arriva in orbita. È una specie di camion spaziale dove la parte dove vivono gli astronauti è quella davanti, dove c'è la cabina di pilotaggio. Tutto il resto serve per trasportare in, in orbita dei carichi scientifici, satelliti o come in questo caso dei pezzi della Stazione Spaziale Internazionale, che è stata costruita pezzo pezzo anche grazie allo shuttle. Qui siamo nel 2001 quando sono arrivato a bordo della stazione, avete visto che era un po' più piccola di come è oggi e questo è il momento in cui i due veicoli vengono a contatto, l'ultima fase viene controllata manualmente dal comandante e questo è il, punto di, è il momento del contatto. Sopra c'è la stazione, sotto lo shuttle, guardando questa immagine sembra tutto fermo, vi ricordo che sia lo shuttle che la stazione viaggiano a 28.000 km h Quindi questo aggancio è abbastanza complicato. Qui siamo al momento in cui entriamo a bordo e adesso capite anche perché si chiama Stazione Spaziale Internazionale. Guardate le, le bandierine che ci sono, sono 15 paesi che partecipano alla realizzazione di questa grande base in orbita, e tra quelli c'è anche il nostro, la nostra bandiera e quel cilindro che abbiamo visto nella stiva dello shuttle è un pezzo di tecnologia italiana, è un modulo che serve per i rifornimenti della stazione, si chiama Raffaello ed era il suo battesimo del, del volo, era il suo primo volo nello spazio. Viene agganciato, attaccato alla stazione e a questo punto diventa un altro ambiente abitabile della stazione. Eh, come vedete c'è un po' di confusione perché stiamo eh, spostando diciamo così, il carico dal modulo dentro la stazione. Qui ci sono scatole che contengono vestiti, acqua, eh, diciamo, materiali di consumo. Ma anche esperimenti scientifici come questo. Questa scatoletta che vedete contiene un esperimento per la crescita di cristalli di proteine in assenza di peso. Perché è importante farlo nello spazio? No? Perché questa cosa che vedete, che gli uomini galleggiano, gli esseri umani galleggiano, le cose galleggiano, è una cosa che sulla Terra non si può riprodurre. E quindi questi tipi di esperimenti si possono fare solo lì, in questi laboratori che ci sono. Ovviamente. Per la scienza è interessante l'assenza di peso per viverci un po' meno. Pensate di dovervi cucinare del cibo in una condizione in cui le cose galleggiano, è un po' complicato. Ora noi non ci tiriamo le, il cibo come vedete fare in queste immagini, però questo vi dà l'idea di quanto sia diverso questo ambiente rispetto alle condizioni sulla Terra. Il cibo è rappresentato da quelle scatolette oppure da quelle buste dove c'è cibo eh, disidratato. Abbiamo visto cosa succede ai liquidi, quindi. Questo è il primo tentativo che è stato fatto di far nascere anche qualcosa, diciamo, di coltivare dei vegetali a bordo della, della stazione. Ci sono diverse attività che si svolgono, come vedete, nei diversi laboratori, attività che riguardano la biologia, la fisica dei materiali e questo è il prodotto diciamo, di quelle coltivazioni. È la prima volta che diciamo, abbiamo del, della verdura che è stata coltivata. Diciamo, il, il risultato non è ancora completamente soddisfacente, aggiudicata la faccia. Questo è il modo come ci si esercita nello spazio. Vedete che il tapirulano è montato su una parete, quindi si guarda il pavimento, ma nello spazio l'alto e il basso non fanno grande differenza. Sono molto diverse che non sulla Terra. Quindi altre immagini degli ambienti della, della stazione spaziale. Eh, adesso alcuni esperimenti che si fanno. Adesso vedremo una parte. Mh, la più spettacolare, secondo me, della stazione, si chiama Cupola ed è davvero una finestra che guarda fuori, eh, soprattutto verso la Terra. Questa immagine bellissima: si vede la Luna, si aprono eh, diciamo, le porte di protezione, le, eh, gli scuri, diciamo così, di queste finestre che proteggono la parte diciamo, in vetro e da qui veramente si controlla tutta l'attività la, che si svolge all'esterno, in particolare essendo una stazione. Gli oggetti che arrivano, quindi i veicoli che arrivano e partono. Abbiamo visto arrivare lo Shat, adesso vediamo arrivare la Soyuz Rus, un'altra Soyuz è attaccata qui alla, alla stazione spaziale. Sono i veicoli che trasportano gli astronauti. Questo è il momento dell'aggancio. Ma sono anche le scialuppe di salvataggio nel caso c'è un'emergenza, ovviamente possono utilizzare questi veicoli per tornare rapidamente a terra. Dicevo, serve soprattutto per osservare i veicoli che arrivano, in realtà serve anche per guardare tutto quello che avviene fuori, quindi anche l'attività extraveicolare. Quando gli astronauti escono fuori e sono in grado di lavorare all'esterno, indossando queste tute molto ingombranti che però servono a proteggerli dalle radiazioni, dalle temperature che cambiano passando dal giorno alla notte, anche di 200 gradi. Qui vediamo come gli astronauti si spostano in realtà con le braccia, no? spesso leggiamo le passeggiate spaziali. In realtà hanno pochissimo di passeggiata e molto di alpinismo, perché sono legati come gli alpinisti. Qui vediamo il viso degli astronauti, si vede bene, perché sono in ombra, e qui invece non lo vediamo perché è calata una visiera fatta di oro che serve a proteggere gli occhi e il viso degli astronauti dalle radiazioni e dalla luce del sole. Nello spazio non ci si abbronza, ci si ustiona facilmente. Come vi dicevo, sono legati, vedete, proprio come gli alpinisti, Un'attività estravicolare può durare dalle 6 alle 8 ore, quindi è un'attività anche molto faticosa dal punto di vista fisico. Dicevo, la, eh, la cupola serve come stazione di controllo per tutto quello che avviene fuori. In realtà, gli astronauti la usano anche in un altro modo, eh, diciamo, meno, se vogliamo, eh, meno legata alle all'attività e forse un pochino più legato alla, alla necessità artistica. No? Dalla, stazione, dalla cupola si fanno le migliori fotografie della, della terra. Eh, la maggior parte delle foto che vedete so, sono state fatte lì. Questo è il Peloponneso, è la, è il Mediterraneo, qui siamo ai Caraibi, le, le Bermuda, eh, queste è le Galapagos nel Pacifico, quindi stiamo vedendo un po' le zone, eh, tutti gli oceani del mondo. Questo invece è il deserto della Namibia, sembra Marte, ma invece siamo ancora sulla terra. E a proposito dei deserti, questa è una enorme fronte di una tempesta tipo di sabbia nel deserto del sahara la formazione di uragani oppure eh, per esempio l'etna che che erutta eh, purtroppo si vedono anche fenomeni non naturali questa è la cina coperta di smog ma avrei potuto mostrarvi un'altra zona del mondo gli incendi in australia purtroppo anche questi sono molto più diffusi eh, e la Deforestazione che avviene nelle grandi polmoni verdi del, del pianeta. Noi abbiamo passato circa dieci giorni a bordo della stazione spaziale. Abbiamo salutato i nostri colleghi con una cena in stile vaiano, quelle non sono in dotazione della NASA, le abbiamo portate noi. E, e a questo punto i due veicoli tornano a separarsi, a volare separatamente ed è un'occasione importante in cui lo chat può fare fotografie della stazione. La stazione è stata lanciata nel 1998, è cominciata a essere abitata dal 2000, e da allora è rimasta sempre nello spazio quindi c'è bisogno di capire anche se ci sono danni all'esterno. E questo genere viene fatto appunto grazie alla, alle fotografie che vengono scattate nella fase in cui lo Shuttle si allontana. Io, però, vi faccio vedere come è diventata oggi. Questa è la stazione spaziale più o meno. Grande come un campo di calcio, gran parte della superficie è occupata dai pannelli solari. Gli astronadi vivono solo in quella parte fatta di cilindri argentati. È grande come, una stazione, come un campo di calcio e percorre un'orbita nel tempo di una partita di calcio. Quindi la prossima volta che vedrete una partita, ricordate che gli astronadi hanno fatto un giro intorno alla Terra. Qui accelera, diciamo, acceleriamo un po', passiamo, non facciamo tutta un'orbita, un ma entriamo nel Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra e cominciamo a guardare. La cosa che colpisce, siamo solo a 400 km di distanza dalla terra, ma se guardate bene non riusciamo a vedere traccia delle città. Qui siamo su eh, cominciamo a vedere diciamo, la costa azzurra, lì in fondo la, comincia a vedersi l'Italia, la Corsica, eh, la Sardegna. Ora qui siamo al mattino presto, quindi c'è un po' di foschia effettivamente sulla pianura padana, eh, ma se guardate più a sud... Eh, Toscana, Lazio, non si vede Roma, non si vede Firenze, qui siamo sul de delta del, del Nilo, proprio lì dove c'è diciamo, la fine del triangolo, lì c'è il Cairo, una città da 12 milioni di abitanti, anzi, credo 20 ormai, eppure non riusciamo a vederla. Questo è vero di giorno, di notte è un po' diverso. Qui vediamo il sole mentre sta per tramontare, vedete che il sole è bianco e soprattutto il cielo è nero anche quando c'è il sole. Queste sono immagini diciamo, dell'orbita dell notturna, della fase notturna dell'orbita. Qui siamo in una zona particolare perché vedete le, le, diciamo, le aurore boreali, sono uno spettacolo davvero magnifico. Ma ripercorriamo lo stesso percorso di prima, di nuovo stretto, entriamo nel Mediterraneo. Vediamo adesso, e come le città, no? qui c'è Barcellona, di là quella luce è Algeri, in fondo comincia a, a vedersi tutta la pianura padana illuminata, credo che si veda anche Venezia, non so se si riesce a vedere Vittorio Veneto, però sicuramente nella zona lì è molto luminosa, nella, nella laguna, e quindi chiaramente la situazione è molto complicata. Di, 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 giorno anche troppo, di notte c'è anche troppa luce, direi. Qui stiamo... Passando di nuovo sulla la Grecia, Creta e in fondo si, vi volevo far vedere com'era in realtà il Cairo vista di notte, è davvero impressionante, così come è impressionante il fatto che tutta la luce è concentrata lungo le rive del Nilo, vedete dall'altra parte è praticamente buio, cioè è deserto, l'unica zona diciamo, abitata è evidentemente quella dove vedete la luce. Sono immagini molto spettacolari, vedete. Non scherzavo dicendo che è una città davvero gigantesca, il Cai. E sono immagini spettacolari, davvero. Ma forse la più spettacolare di tutte è questa. Quando il sole tramonta e rimane questa specie di aureola intorno alla terra, questo è il cielo. Quando noi pensiamo al cielo, pensiamo a qualcosa che non finisce mai visto da terra. In realtà, come vedete, è una pellicola appena visibile che però. Io l'ho definita la, la tuta spaziale del, del nostro pianeta, è quella che ci protegge proprio come fanno le tute degli astronauti dalle condizioni eh, davvero diciamo, invivibili dello spazio. Ci stiamo preparando a rientrare, indossiamo di nuovo le tute che vengono utilizzate solo per il lancio e per il rientro. Tornano i sedili: non so se ci avete fatto caso, ma non, si, non abbiamo visto sedili sulla stazione spaziale. E a questo punto, lo shuttle che fa? Frena e comincia a cadere verso. Eh, usando i motori naturalmente eh, comincia a cadere verso l'atmosfera. Quando urta l'atmosfera a poco meno di 28.000 km l'ora, questo è quello che succede. Vedete, si crea una grande palla di fuoco, tutto intorno diventa rosso per il calore prodotto dall'impatto dall e, e qui capite perché quelle mattonelle nere erano bruciacchiate. Quello è lo scudo termico che protegge lo shuttle in questa fase, diciamo, è quello che ci permette di attraversare indenni quel muro di fiamme. Una volta entrati nell'atmosfera lo shuttle ha frenato ormai già abbondantemente, ma è comunque diverse volte ancora supersonico, fino al momento in cui arriva a toccare terra. Nell'atmosfera si comporta come un, come un aereo: in realtà, è un aereo senza motori, quindi un aliante, un aliante tozzo che vola come un mattone, secondo la definizione degli astronauti, e quindi ha una sola possibilità di atterrare, di poggiare diciamo, le ruote, non può riprendere quota come qualche volta fanno gli aerei. Quindi è una manovra estremamente delicata e molto importante. A questo punto si, chiudono, si chiudeva una missione dello shuttle. In realtà sapete che dal 2011 lo shuttle non vola più, quindi questo veicolo, ormai l'Endeavour, è diventato un pezzo da museo e in effetti lo, lo, sono andato a visitarlo, si trova a Los Angeles, al Museo di Scienza di, di Los Angeles. E fa un po' di tristezza vederlo dentro al museo, devo dire. Che ci... Che ci... Eh, che ci aspettiamo per il futuro? Ecco, questo è quello che in realtà è già diventato realtà. Eh, è la Crew Dragon di SpaceX, è la nuova capsula, quindi siamo tornati indietro non più un veicolo con le ali, ma una capsula. Una capsula però del XXI secolo. Tra parentesi, questa rampa di lancio è la stessa da cui è decollato l'Endeavour 20, 20 anni fa, ma è stata modificata ovviamente per, la, per questo nuovo veicolo. Si tratta di un veicolo eh, che usa un sistema, diciamo un razzo, un razzo che poi viene recuperato, riatterra da, da dove è lanciato. La differenza sostanziale è che questa capsula è completamente autonoma, cioè è in grado di funzionare da sola. Eh, diciamo il, il comandante ha solo lo, il, il compito di controllare che tutto funzioni. Non so se vi ricordate il 2001 di Stare Nello Spazio, c'era una scena simile in cui c'era diciamo, uno degli astronauti all'esterno della, della nave principale. Ecco, qui è un po' la stessa cosa, cioè autonomamente il computer di bordo della, della Dragon decide quando è il momento di attraccare e lo fa in completa autonomia. Ovviamente se c'è un'emergenza gli astronauti possono intervenire e fare un, un controllo manuale. Quella era la capsula di SpaceX. Una capsula simile è costruita anche dalla Boeing, si chiama Starliner. E a differenza della, della capsula di Elon Musk, questa non ha ancora trasportato astronauti, ha solo fatto due voli di, eh, di prova, ma ancora non ha trasportato nessun, nessun essere umano. Eh, questo è un manichino quello che vedete. Anche questa fa più o meno le stesse funzioni: può trasportare quattro persone sulla stazione spaziale internazionale e può rimanere in orbita per diversi mesi. La differenza principale è anche nella fase di. Di atterraggio mentre la Crew Dragon atterra come le, eh, le vecchie capsule nell'oceano. Questa atterra invece sulla terraferma ha un sistema di, di paracaduti, questo ce l'ha anche la Dragon, ma in più ha un sistema di eh, airbag che gli permettono di atterrare sulla terraferma. Quindi abbiamo visto già due esempi di, di veicoli di cui uno è già in uso. Le ultime eh, missioni sono state fatte con, con il veicolo di di SpaceX e questa è una terza eh, proposta ancora tutta da, da verificare: nel senso che è stato costruito un primo prototipo. Si chiama Dream Chaser. Vedete, questo assomiglia di più allo shuttle: ha le ali, eh, ma è uno shuttle in miniatura, diciamo che trasporta solo astronauti e non carico. E atterra davvero come, come faceva lo shuttle su una pista di aereo. Quindi, diciamo, questo è un po' il futuro del, dei prossimi anni. Ora la cosa dello spazio diciamo l'esplorazione dello spazio ehm, si può fare anche in modo diverso no, fino adesso abbiamo visto tutte capsule che vanno in orbita intorno alla Terra rimangono in orbita per, per, per settimane o mesi questa invece è una, è una proposta diversa è una specie di aerorazzo che viene portato in quota sganciato e eh, come dire, punta diretto verso lo spazio fino ad arrivare a 80 km e poi torna giù la possiamo definire una specie di grande montagna russa che, però, è molto interessante per il turismo spaziale. E infatti, c'è chi ha pagato 250.000 dollari per fare un volo. Simile a quello è anche la proposta della Blue Origin di Bezos, quello della, eh, di Amazon, che, però, utilizza invece un razzo tradizionale. Quindi un razzo che porta su questa capsula, poi il razzo si separa arriva ad una certa quota. La capsula continua. Arriva a 100 km e poi torna giù col paracadute. Queste si chiamano missioni suborbitali, appunto perché non compiono un'orbita intera. E però permettono a chi ha, diciamo così, abbastanza eh, denaro da, da provare questa emozione di provare la sensazione che provano gli astronauti di vedere la Terra dallo spazio e 5 minuti di assenza di peso. Sono. Al momento diciamo così l'unica possibilità di andare nello spazio eh, per chi non è un professionista, ma ci sono già progetti per permettere a, a persone diciamo che non hanno particolari eh, appunto, esperienze di, di andare nello spazio. Fino adesso non ho nominato la NASA perché la NASA in questo momento è impegnata su un altro progetto, quello che ci riporterà sulla Luna. Si chiama Artemis. Eh, e ha fatto già un volo di prova senza astronauti questo razzo è stato lanciato a novembre dell'anno scorso eh, con una capsula che si chiama Orione la capsula è andata in, adesso lo vedremo dalle immagini verso la Luna oltre la Luna e poi è tornata indietro questo è più o meno quello che succederà l'anno prossimo con gli astronauti quindi è il, eh, diciamo, la missione di prova di quella che sarà la prima missione intorno alla Luna chi ha la mia età, Probabilmente si ricorda l'Apollo 8 che eh, la vigilia di Natale del 68 fece una missione esattamente simile: andò intorno alla Luna per la prima volta. Quella fu la prima volta in assoluto. Questa volta ci, an ci andiamo. Vedete, le immagini sono molto spettacolari. Eh, questa eh, son, questa mh, capsula è andata oltre: vedete che si vede la Luna e la Terra, quindi la Luna lontana, vuol dire che si è allontanata molto di più perché sta. Eh, provando quali sono le orbite importanti per tornare sulla Luna, perché stavolta torneremo sulla Luna, ma ci torneremo in modo diverso, cioè andando al Polo Sud. Il Polo Sud della Luna è importante perché lì, sappiamo, c'è la presenza di ghiaccio e il ghiaccio è fondamentale per, eh, per chiunque voglia vivere diciamo, e utilizzare le risorse lunari, sia per quanto riguarda la vita degli astronauti, ovviamente dal ghiaccio si produce acqua, ossigeno ma anche perché ossigeno e idrogeno sono i componenti principali dei razzi, cioè il combustibile per far funzionare i razzi. Oltre a andare sulla Luna costruiremo, l'avete visto rapidamente, una base intorno alla Luna, da lì comanderemo dei robot che cominceranno l'esplorazione vera e propria della Luna e da lì, da quella stazione che verrà realizzata, si chiama Lunar Gateway, ci saranno le missioni, diciamo così, regolari no? che si susseguiranno nei prossimi anni. Quindi da lì gli astronauti scenderanno sulla Luna, rimarranno sulla Luna per una settimana e poi ritorneranno sulla stazione dove potranno rimanere anche diverse, diversi mesi. All'inizio saranno, come ho detto, permanenze molto brevi, via via diventeranno sempre più lunghe fino al momento in cui costruiremo su. Questo è il momento in cui si riparte e si torna su. E fino al momento in cui costruiremo sulla Luna delle basi, delle vere e proprie basi, eh, come questa, eh, per vivere sulla Luna e soprattutto per continuare l'esplorazione lunare. Ma l'obiettivo vero non è la Luna, l'obiettivo vero è, è Marte. E ovviamente per andare su Marte non basterà una capsula come la capsula Orione, ci vorrà una, una nave spaziale vera e propria, capace di, di, di viaggiare per mesi e mesi nel vuoto dello spazio, quindi sei mesi per andare, sei mesi per tornare e complessivamente non meno di due anni, perché vedete la Terra ruota intorno al Sole in un anno, Marte ne impiega due e ogni due anni si trovano più o meno vicini, quindi quello è il momento per viaggiare, quindi devono comunque aspettare un altro anno su Marte. Capite che è una missione complicata, una missione che sarà possibile forse fra non meno di vent'anni. La, la nave madre rimarrà in orbita, scenderà un, un oggetto come questo che porterà gli astronauti sulla superficie di Marte. Marte ha un po' d'atmosfera, non è come la Luna, ma non abbastanza per poter vivere senza tuta. Quindi, bisognerà sempre indossare una tuta come questa. Ma sicuramente vedremo un panorama che, peraltro, conosciamo già perché abbiamo inviato delle sonde. Queste sono immagini riprese proprio dalle sonde che abbiamo inviato. Um, e questa è la Terra, è il sole, il tramonto del sole visto da, da Marte, e questa sarà l'immagine che vedranno anche i primi esseri umani che metteranno piede su Marte. Ecco, questo è davvero il futuro prossimo, quello diciamo in cui si troveranno a vivere i ragazzi che oggi sono a scuola. E noi abbiamo appena cominciato l'esplorazione, ma come dice Tsiolkovsky. Non si può vivere sempre in una culla, no? anche se la Terra è la culla dell'umanità dobbiamo cominciare a fare dei passi in avanti. Ne abbiamo fatti alcuni, ma certamente il viaggio su Marte sarà il passo eh, importante, perché da quello potrebbe davvero nascere una, una nuova società, i primi esseri umani che vivranno su Marte e, e, e non torneranno mai più sulla Terra. Eh, sembra fantascienza, ma è qualcosa che probabilmente vedremo nei prossimi 20 o 30 anni. Grazie. Eccoci qua, adesso noi abbiamo un'altra grande fortuna, oltre a quella di aver ascoltato Umberto Guidoni, che è quella di potergli rivolgere delle domande. Allora, io spero che voi ne abbiate, perché altrimenti io ce ne ho 500 quindi, che mi sono venute, quindi vi consiglio di prendere la parola. Per farlo, vi preghiamo gentilmente di avvicinarvi. Io adesso scendo vi passo il microfono perché altrimenti si rischia di non sentire la domanda. Possiamo chiedervi questo: sì, c'è già una persona prenotata. Microfono, dopo io. Abbiamo pa parlato prima delle missioni future sulla Luna. E in un futuro più lontano, la possibilità di eh, creare una base sulla Luna. Ma mh, sulla Terra siamo protetti dalle radiazioni del Sole, dalle radiazioni spaziali, dall'atmosfera, dal campo magnetico e l'atmosfera ci protegge anche eh, da eventuali asteroidi che sulla luna invece possono colpire più facilmente la superficie. È stata pensata una qualche soluzione? È stato considerato il problema? Sicuramente, ma Allora, sulla frequenza di impatto degli asteroidi non, non ho informazioni, non saprei dirle quanto è più pericoloso, certamente lo è perché ovviamente non c'è l'atmosfera. Però eh, diciamo, noi comunque pensiamo di, di costruire le prime basi, l'avete visto anche nelle immagini, sottoterra, no? quindi protette comunque da un livello, da, 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 dal suolo, diciamo, dalla regolite ehm, lunare o da sistemi appunto, costruiti da, eh, con stampanti 3D. Eh, quindi all'inizio sarà sicuramente così, addirittura qualcuno pensa di, eh, siccome ci sono dei, dei tubi di, di lava, cioè, quindi, delle zone, delle specie di tunnel naturali che si sono sviluppati quando parliamo di miliardi di anni fa, quando anche sulla Luna c'erano fenomeni di vulcani eh, che ormai sono diciamo, spenti da, da, da milioni di anni. E, e quindi è possibile che addirittura ci, ci andiamo a, a nascondere diciamo, in, quelle, in, quelle, in quei tunnel. Eh, sicuramente la vita alla superficie sarà molto limitata, appunto. Eh, e la probabilità di impatto con le meteorite, francamente, non la saprei eh, stimare, ma credo che il, ci sia stato uno studio di quanto sono diciamo, le, le possibilità, e, e credo che siano comunque più alte di quelle terrestri, ma non così pericolose. Insomma. Buonasera, io volevo chiederle, se non ricordo male, lei durante una missione extraveicolare ha avuto un incidente. Non, non ero io. Non era lei? No. Allora ho, ho ricordato male. Eh, di cosa si è trattato in particolare? Sicuramente lei è più informato e certo. spiegherà cosa era successo durante quella... Sì, è successo a Parmitano. Eh, dunque, quando indossi quelle tute che avete visto, eh, che servono a proteggere gli astronauti dall'ambiente spaziale, fuori c'è il vuoto, quindi è chiaro che non puoi uscire così. Eh, diciamo, ti come, no, non ti gonfi come un palloncino solo perché i tessuti umani sono abbastanza resistenti più, più della, pla, de, della gomma diciamo, dei palloncini eh, però sicuramente subiresti dei danni in pochi, in pochi secondi insomma, quindi non riusciresti a sopravvivere quindi la, la tuta spaziale per prima cosa deve creare un ambiente pressurizzato questa è il primo, una specie di bolla diciamo così, di, eh, di pressione e di ossigeno poi deve proteggere anche dalle sbalzi di temperatura, perché come ho detto ehm, rapidamente perché devo seguire le immagini, la stazione spaziale e lo shuttle girano intorno alla Terra in 90 minuti, il che vuol dire che metà del viaggio lo fanno dalla parte diciamo, esposta al Sole, l'altra metà la fanno di notte. Quindi passando dal giorno alla notte le temperature cambiano da più o meno 100 ⁇ C diciamo da più 100 gradi a meno 80 quindi insomma quasi 200 gradi di, di escursione termica la tuta deve scaldare e raffreddare eh, per mantenere più o meno costante. Come fa la tuta a farlo? In realtà ci sono diverse cose, c'è ovviamente l'isolamento, quindi c'è una parte che è isolante un po' come il termos, no? c'è uno strato metallico che, che lo protegge ma soprattutto c'è all'interno e lì arriviamo al punto un indumento che tu indossi, una specie di, di calzamaglia, dove ci sono dei tubicini dove scorre acqua che viene raffreddata o scaldata a seconda dell'occasione. Questi tubicini, probabilmente nel caso di uno di questi, si è, si è rotto e quindi è uscita un po' d'acqua, e ovviamente, siccome siamo in assenza di peso, l'acqua forma delle bolle che se ne vanno in giro, quindi è finita nel, nel, nel casco, e, e gli affinita finita, ovviamente. Siccome tu nel casco respiri, se c'è acqua non è un, momento, diciamo, un buon momento. E quindi questo è quello che probabilmente è successo. Ma è vero che si pensa che su Marte esistano gli alieni? No, non penso che su Marte troveremo i marziani. Eh, sicuramente, sicuramente. C'è una altissima probabilità... Che Marte sia stata abitata in passato, ma non da alieni, da, da forme di vita, nel senso che Marte, parliamo di miliardi di anni fa, quando qui sulla Terra non c'erano neanche i dinosauri, quindi non c'era nessuno, eh, su Marte c'erano le condizioni simili a quelle della Terra oggi, quindi c'era una temperatura più elevata, c'era un'atmosfera. Tutto questo è andato perso nel corso dei millenni per una serie di motivi, in particolare perché Marte, a proposito del campo magnetico, ha perso il suo campo magnetico, quindi l'atmosfera è andata via, l'acqua è evaporata tutta e Marte è diventato un pianeta freddo e praticamente arido. Però forse troveremo tracce di questa vita di miliardi di anni fa nel sottosuolo. E questa è una delle ragioni per cui andiamo su Marte, anche quella di vedere se davvero c'è un posto, un pianeta, dove la vita si è sviluppata in maniera diversa che da noi. Non siamo certi di questo, ma abbiamo dei, dei buoni indizi. Su Marte non troveremo i marziani, questo te lo posso dire con, con sicurezza. Ma non è detto che non li troviamo da qualche altra parte, non si chiameranno marziani. Uno dei grandi sogni che hanno tutti è volare senza aver bisogno di magari un aereo, come facciamo, come stato fluttuare? <ride> eh, è molto vicino a quel, a quel sogno, nel senso che è davvero sentirsi liberi di muoversi in tre dimensioni, perché noi viviamo evidentemente in un ambiente a tre dimensioni, ma se ci pensi un attimo, sfruttiamo soltanto la superficie. Se tu devi salire devi prendere le scale o l'ascensore. Nessuno di voi si sognerebbe di andare sul soffitto. Nello spazio, se questo fosse una, un ambiente spaziale, tu potresti stare tranquillamente seduto lassù senza nessun problema. Eh, non cadresti giù, ti devi solo dare la spinta per arrivare lì e, e lì rimani, non ricadi giù. Anzi, in genere, siccome tu all'inizio, soprattutto, ti dai una spinta eccessiva, vai a sbattere su prima di fermarti. Ti devi fermare con... E quindi diciamo questa è la vera differenza, la, la sensazione di eh, sfruttare il, il volume completamente ehm, e, e soprattutto di sentirti completamente libero, non avere nessun, nessun vincolo. No? Questo è un vantaggio enorme, come ho detto, ma è anche un problema per fare le cose tutti i giorni. Noi siamo abituati a camminare, siamo abituati a stare seduti, tutte cose che nello spazio non puoi fare, non puoi camminare perché. Eh, Appena, appena tu tocchi il pavimento immediatamente ti sollevi. Quindi l'unica cosa che puoi fare è appunto, come hai visto anche nel negozio, darti una spinta dalla parete e volare eh, cercando di essere precisi. La differenza si vede della durata del periodo di quanto tempo hai passato nello spazio. No? Quando arrivi sei goffo, ti muovi in maniera approssimativa, no? ti dai una spinta eccessiva eh, e vai a sbattere dall'altra parte. Quelli che stanno lì da mesi si muovono davvero con un dito e sono di una precisione davvero millimetrica, per cui riescono a muoversi praticamente per decine di metri senza correzioni. Insomma, sono perfetti. Quindi si impara anche quello naturalmente. Col tempo si diventa davvero bravi a volare. Facciamo anche un applauso per dargli un po' di riposo, Ma... e poi prolungate l'applauso se vedete la scena qui. Della fila pronta, io ho due domande da chiederti. Uno, quando torni dallo spazio alla Terra hai qualche problema a camminare? Essendo che voli tutto il tempo, <ride> sì, sì, ce l'hai sicuramente. Ed è un problema che diventa sempre più grande, più tempo passi nello spazio. Nel senso che se stai, come è il caso mio, io sono stato due, due settimane, eh, torni riesci a malapena a stare in piedi, cammini più o meno come un ubriaco, non riesci a camminare dritto, ma insomma riesci a stare in piedi. Se stai sei mesi, come capita adesso agli astronauti che stanno sulla Stazione Spaziale Internazionale, quando torni sulla Terra non riesci neanche a sollevarti in piedi, ti prendono di peso e ti portano in ospedale dove fai. Una terapia diciamo, di riabilitazione e ritorni assolutamente normale, però ci vuole insomma, un po' di tempo. Due, ma il combustibile solido come funziona? Allora, il combustibile solido, quello che diciamo, usava lo Shuttle per i suoi due razzi laterali, è una, è una gelatina, è molto simile a quella dei fuochi d'artificio, ovviamente su una scala un po' più grande. Però grosso modo è un'esplosione un controllata. In pratica all'interno di questo grande tubo di metallo il, la gelatina brucia, produce una gran, temperatura altissima e il gas, che non può andare da nessun'altra parte se non da, in basso, spinge eh, il razzo a andare su. Questo è il principio. Che è un po' quello dei razzi. Tu accendi il, il pedardo e quello fff, parte verso l'alto, ovviamente su una scala molto più grande. Io mi chiamo Davide. Allora tu hai detto che se, se si riuscirà tipo ad andare su Marte è possibile che certi umani rimarranno anche lì e non torneranno più sulla Terra. Ma dato che lì non c'è la vegetazione, non ci sono animali, come si fa a vivere se non c'è il cibo? Eh. Bisogna procurarselo, infatti ho detto che ci vorrà un po' di tempo perché dobbiamo capire come fare, eh, che tipo di coltivazioni possono funzionare su Marte. Su Marte il terreno c'è, no? però è un terreno che ha perso tutta l'acqua o gran parte dell'acqua, perché poi sappiamo che invece ci sono zone di Marte dove c'è il ghiaccio probabilmente a qualche centinaio di metri sotto, sotto la superficie, quindi dobbiamo scavare per cercarla. Però sappiamo che c'è, quindi abbiamo l'acqua, abbiamo il terreno, dobbiamo trovare il modo per far crescere delle piante. Non so se tu hai visto il film del Marzia, The Martian, de, non so come l'hanno tradotto in italiano qui. Comunque il sopravvissuto, quello che è rimasto da solo su Marte e se l'è cavata facendo crescere le patate. Eh, non sappiamo se le patate crescono su Marte, ma insomma abbiamo cominciato già a fare degli studi, per esempio sembra che gli asparagi, i pomodori possono... Uh, diciamo, ci sono delle varianti che possono funzionare anche sul terreno marziano è chiaro che non abbiamo tutte le risposte però quello che tu dici è sacrosanto per stare su Marte ma per qualsiasi altro tipo di spedizione con gli esseri umani prima di tutto bisogna procurarsi il cibo e l'acqua e, e l'aria tutte queste cose noi dobbiamo essere in grado di eh, ehm, produrle su Marte non possiamo portarcele da casa non ti puoi portare un vagone di... Eh, di cibo da casa perché non, non basterebbe e comunque sarebbe troppo pesante da trasportare. Quindi dobbiamo trovare il modo di far crescere piante e, e un giorno anche gli animali, nel senso quelli ce li devi portare, però farli crescere o adesso con l'ingegneria genetica non serve che ti porti l'intero animale, basta che ti porti diciamo così, il DNA, le cellule che sono in grado di, diciamo, di, di far crescere un, un individuo. Però questa è l'idea di portare tutto da, su Marte e, e, e di creare su Marte le condizioni, anche quella di creare un'atmosfera, perché non puoi sempre vivere con la tuta. Quindi le prime, anche su Marte le prime eh, situazioni dove vivono gli, gli esseri umani saranno sottoterra protette dalle radiazioni e poi piano piano costruiremo quelle belle cose che si vedono nei film di fantascienza delle cupole in cui costruire delle città tu sei eh, diciamo hai l'età giusta per poterle vedere davvero queste cose quando si soggiorna per lunghi periodi nello spazio com'è che si dorme dentro la stazione spaziale? Allora, me la potrei cavare con una battuta dicendo che si dorme in piedi, che è la verità, nel senso che lo capisco che è difficile da immaginare, però voi immaginatevi una situazione in cui galleggiate, galleggiate anche in piedi, non è che devi stare per forza striando, eh, Quindi se tu ti addormenti, in teoria ti addormenti non, non tocchi il pavimento, quindi non, non puoi dormire tranquillamente in piedi e sulla stazione spaziale non c'è abbastanza spazio per mettere dei letti tradizionali quindi ogni astronauta ha una specie di cabina telefonica per chi si ricorda come erano le cabine telefoniche a disposizione c'è un volume grande più o meno come una cabina telefonica e quindi il sacco a pelo viene appiccicato alla parete e tu ci infili dentro e dormi in piedi dormi. il sacco a pelo in realtà non servirebbe se non per il fatto che ogni tanto ci sono delle piccole oscillazioni della, della stazione, eh, e tu andresti a sbattere, quindi il sacchappello ti tiene fermo e ti tiene anche caldo. Quindi tu sei dentro un marsupio praticamente. Stai in piedi, dentro il marsupio e dormi. Posso dire una cosa: io ho fatto dei sogni stupendi, è come dormire su una nuvola, cioè no, non tocchi, non ti devi girare perché sei, sei sempre dalla stessa parte, devi girare da tra... Galleggi, no, non hai nessun contatto praticamente con. Quindi dormi perfettamente. Mi chiamo Giorgia. Sullo spazio tu riesci a vedere la Terra che gira o è troppo veloce o troppo lenta? No, in realtà sei tu che sei troppo veloce, perché gli giri intorno in 90 minuti, la Terra praticamente è ferma rispetto a te. Noi giriamo nella stessa direzione in cui gira la Terra, però noi siamo molto più veloci, quindi facciamo un giro in 90 minuti, la Terra impiega 24 ore. La cosa però, diciamo, non vedi la Terra che gira la vedi ferma, anzi la vedi, cioè, la vedi come l'hai vista nel film, la vedi muoversi ma perché ti muovi tu, no sei tu che stai viaggiando velocemente. Quello che noti è che dopo aver fatto un giro non torni nello stesso punto, perché la Terra in 90 minuti ha fatto circa 5-6 gradi, gradi e quindi la trovi leggermente più avanti, più a est, cioè tu ti sposti via via sempre più a ovest, quindi per esempio... Se il primo passaggio l'hai fatto sull'Italia, il passaggio successivo lo fai sulla Francia, poi sulla Spagna, poi vai a finire nell'oceano e così via. Capito? Grazie. Io mi chiamo Martino, ma ho due domande. La prima è, ma quando tu per esempio vai l'incontrario, di solito quando... Vai? Tu ti, cioè, quando tu magari ti spingi contro il soffitto e sei all'incontrato. Certo, sì, a testa in giù vuol dire. Esatto, mm. di solito quando tu sei a testa in giù qua, magari ti appendi una sbarra o qualcosa, di solito dopo un po' ti viene mal di testa. Bravissimo. Ti fa male. Ma esatto. Ma come, come lo senti nello spazio? Non lo senti. Non lo senti? No. Allora, adesso ti racconto tutta la storia, perché è un pochino più complicato di così. Hai fatto bene a ricordarmi il fatto della, della testa in giù. Quando tu vai su, nello spazio per la prima volta, all'inizio, appena arrivato, c'è cioè questa situazione di confusione, no? perché tu vieni dalla Terra dove le cose stanno nel posto giusto, come hai detto tu, testa alta e tutto. Lì non è così. Però che succede? Il corpo umano risente di questa cosa, cioè noi non siamo un pezzo unico, dentro di noi ci sono dei fluidi, no? ci sono, e questi fluidi si spostano e vanno verso l'alto. Quindi non hai più le caviglie gonfie come succede sulla terra quando stai in piedi, ma invece il sangue si sposta verso l'alto, si ridistribuisce, no? e quindi hai più sangue del normale in testa. E questo ti fa venire il mal di testa, quindi tu ce l'hai il mal di testa nello spazio al, al momento in cui arrivi, perché tutti i fluidi si spostano verso l'alto. Che succede? L'organismo registra questo fatto come che tu hai troppi liquidi, e che succede quando tu hai troppi liquidi? Devi in bagno. Vai in bravo, devi andare in bagno e vai in bagno, ma non bevi perché non, hai, non senti la necessità di bere quindi nel giro di 24 ore circa perdi complessivamente un paio di litri di fluidi quindi sei fortemente disidratato sullo standard terrestre ma nello spazio questo fa sparire il mal di testa perché tu ti sei elim hai eliminato tutto quello che c'era diciamo, in più a questo punto... Il malessere sparisce, tu sei a posto, sei diventato un cittadino dello spazio. Perché quando tu ti metti a testa in giù non hai la sensazione del sangue alla testa? Perché il sangue non si sposta, no? non essendoci il peso, neanche i fluidi tengono a scendere. La stessa ragione per cui le, le caviglie non sono gonfie nello spazio. Cioè le cose non vanno verso il basso come siamo abituati sulla Terra, neanche il sangue. Quindi se anche tu ti metti a testa in giù non cambia nulla, non no, senti quindi... Cioè, per esempio, tu dentro di te che gli organi li senti un po' che fluttuano o no? No gli, gli, no, gli organi si spostano, gli organi si spostano. Infatti, dal punto di vista, diciamo così, del, dell'apparenza, dell lo stomaco va su, quindi tu la pancia ce l'hai bella piatta, anche, anche scavata, diciamo, no? Altre cose vanno su. No, nel senso mi riferivo alle donne. Nel senso che chiaramente, quindi, tutte quelle cose, i capelli vanno su. Per esempio, le, le donne che hanno i capelli lunghi hanno questa testa completamente gonfia perché tutto, cioè, tutto quello che diciamo non ha, che, che viene trattenuto verso il basso dal peso, nello spazio non, non ce l'ha questo problema. E la seconda domanda era: ma quando tu sei nello spazio, siccome flutta tutto? Come fai ad andare in bagno o farti la doccia? Eh. Lo sapevo che ci arrivavamo a questa, a questa domanda. È inevitabile, una volta che uno ha mostrato come i liquidi galleggiano, due più due diciamo... Allora, nello spazio galleggia proprio tutto, non ci sono cose che galleggiano e altre no. Quindi è evidente che tu devi trovare il modo per evitare che la pipì e la cacca vadano in giro. Questo è il succo del problema. Sulla Terra non ti devi preoccupare, ci vanno naturalmente, nello spazio no. Allora, la toilette dello shuttle e della stazione spaziale è progettata per creare una direzione privilegiata, diciamo così. E questo come lo fai nello spazio? Aspirando. Quindi la, la, la toilette è divisa in due: c'è cioè una parte che aspira i liquidi e una parte che aspira i solidi e quindi tu fai pipì nel, nel tubo che aspira i liquidi e viene aspirata via e, e invece per, per quanto riguarda i soldi se vogliamo proprio entrare nel dettaglio <ride> c'è bisogno di sederti perché lì quello, diciamo, la, la, la funzione di aspirazione non è fortissima devi comunque bloccare diciamo creare una situazione in cui questo effetto possa funzionare quindi devi sedere e c'è un aspiratore che, che, che aspira poi <ride> Se vogliamo proprio entrare nei dettagli, ti devi anche richiudere, richiudere subito la botola, perché una volta che tu togli l'aspirazione quelle cose tornano su. Quindi insomma c'è una certa pratica che devi assumere. Ma quindi tu per esempio quando ti siedi su un gabinetto senti che ti sta succhiando giù? Poco eh, non, non succhia così tanto. Succhia poco, sì. No, te l'ho detto succhia perché tu apri la valvola e fai succhiare. Quando hai finito chiudi la botola spegni la valvola e tutto rimane confinato. Poi ogni tanto viene spinto attraverso meccanicamente in un ambiente chiuso che sta diciamo, sotto uh, dove vivono gli astronauti, un po' come succede per gli aerei, e lì viene mantenuto separato. Insomma. Io ho due domande. Ma due domande. La prima è, visto che prima ci hai detto che quando sei sullo spazio e poi ritorni sulla Terra hai qualche problema, sono successi degli svenimenti. Ma in teoria può succedere, perché diciamo quel fenomeno che dicevo io che tu nello spazio sei disidratato, quando tu torni sulla terra, ovviamente. Il sangue di colpo viene, viene portato in basso e quindi c'è il rischio che ci sia poco sangue al cervello e tu possa svenire. Per questo, noi facciamo, prima di scendere sulla terra, tutta una procedura che cerca di reidratarti prima di tornare sulla terra. In pratica, quei due litri di, di fluidi che hai perso quando sei arrivato, li devi recuperare prima di tornare giù. E questo si fa in diversi modi. Forse adesso hanno trovato dei sistemi più sofisticati, ma diciamo. Quando ho volato io c'erano tre modi. Uno era bere brodo di pollo perché hai bisogno di liquidi ma anche di sali minerali. Quindi brodo di pollo, ovviamente con i dadi, eh, non è che avevamo il pollo. Eh, oppure acqua e pasticche di, di sali minerali, oppure quelle bevande diciamo, che si usano oggi, salate eh, diciamo, per, per gli sportivi. Eh, io ho scelto il brodo e, e lo rimpianto molto perché eh, diciamo, bere due litri di brodo è, è dura, è dura. Soprattutto perché poi piano piano si fredda, quindi poi diventa davvero imbecile. Però lo devi fare proprio per evitare le cose che dicevi tu, cioè che tu possa svenire quando arrivi giù. E la seconda invece è: eh, Ma è comodo stare su, sulla luna? tipo nel spazio allora diciamo come, come ho detto ci sono vantaggi e svantaggi i vantaggi sono che tu sei libero come non puoi neanche immaginarlo puoi fare qualsiasi tipo di movimento non, non hai limiti la difficoltà sta nel fatto che le cose che tu sai fare quelle che hai imparato a fare fin da piccolo camminare metterti ecco per esempio una cosa che a me veramente mi, mi come posso dire mi faceva stare male all'inizio, è che tu io sono abituato a mangiare seduto, <ride> nel senso che mangiare in piedi non, non mi piace. Allora, mi sarebbe piaciuto sedermi e mangiare quel, quelle pietanze che avete visto, quelle, eh, anche se, se, se disidratate, insomma, non proprio saporitissime, però. E non c'era modo, perché appunto i sedili non ci sono. Allora, poi alla fine ho trovato un modo per incastrarmi <ride> tra due. Eh, sostanzialmente sacchi di... dove noi tenevamo gli indumenti, cambia, cioè... e lì incastrato lì riusciva a stare seduto perché se no non riesci a stare seduto perché anche se tu ti appoggi nel momento stesso in cui ti muovi ti, ti risollevi e ti alzi, quindi eh, quella era una delle cose che, che devi imparare, cioè devi, in pratica una volta che tu arrivi nello spazio devi imparare a fare le cose in maniera tutta, tutta nuova, quindi le devi imparare da capo. Um... E questo richiede un po' di tempo all'inizio, e comunque di, rimane difficile, insomma. No? Ma so che eh, per, per, per fare alcuni allenamenti, per poi andare su, nello spazio, so che eh, è quasi come stare in acqua. Sì, l'unico modo per simulare l'assenza di peso è fare, eh, diciamo così, eh, degli addestramenti in piscina. Infatti, tutte le attività estraveicolari quelle che abbiamo visto con la tuta bianca che vanno fuori, tutte quelle vengono fatte dentro una piscina perché non c'è altro modo per galleggiare. No? Tra l'altro, quella tuta pesa tantissimo, quindi sulla terra tu non ce la fai neanche a tenerla. No? Cioè, se, se indossi quella tuta, non riesci a muoverti, anzi, col fatto che hai uno zaino pesante dietro, finisci per cadere. Quindi, l'unico posto dove puoi indossare quella tuta è in acqua. E infatti, c'è tutto un, un modo per indossarla. Eh, diciamo, la tuta è attaccata a una specie di gabbia, no? tu entri nella gabbia, i pantaloni li puoi infilare sono pantaloni normali, che hanno una, una specie di, di ghiera di, eh, diciamo che si chiude con la parte di sopra che invece è attaccata alla... A questa grata metallica. Quindi tu ti infili da sotto, avviti i pantaloni e rimani attaccato alla parete. Poi prendono tutta la gabbia e la mettono dentro l'acqua. A quel punto ti aiutano a uscire e a quel punto galleggi dentro l'acqua. Ma non puoi indossare la tuta fuori, capito? È talmente pesante che non la puoi. Quindi l'unico modo hai ragione è dentro l'acqua. Ma data la tua esperienza nello spazio è un po' divertente. Era divertente. Sono sicuro che ti divertiresti. Ma lei che tipo di studi ha fatto? Io ho studiato fisica, sono un astrofisico e ho cominciato diciamo, a lavorare nel settore spaziale con i satelliti, con le osservazioni diciamo, con i satelliti. E proprio grazie a questo tipo di lavoro diciamo, l'opportunità di... Essere scelto come astronauta è nata proprio da una missione particolare che è stata la prima missione con cui diciamo, sono stati scelti i primi astronauti italiani. Eh, quindi è nata da una collaborazione fra, America e stati fra Stati Uniti e Italia per far volare questo, questo satellite italiano sullo Shuttle. Quindi da lì è nata poi la possibilità. Oggi tutto quanto viene fatto attraverso l'Agenzia Spaziale Europea. Che gestisce tutti gli astronauti europei. Quindi la NASA c'ha i suoi, l'Europa c'ha i suoi, il Giappone c'ha i suoi e così via. Ma da dove è partita la sua passione per la fisica allora? Ma, diciamo, da ragazzo io ero ovviamente molto affascinato dallo spazio, eh, come lo fa, può essere un ragazzo diciamo, di 10-12 anni, quindi leggevo tanti fumetti, fantascienza. E, e però questa passione per le stelle, per lo spazio mi è rimasta, quindi poi avrei voluto fare l'astronauta, però negli anni 60-70 non c'era possibilità di farlo, a parte che ero giovanissimo, ma insomma non era la strada possibile. Quindi ho fatto la cosa più vicina allo spazio, sono appunto diventato un astrofisico. Per, per alcuni anni ho lavorato ai telescopi, poi appunto sono passato a fare altre cose, però diciamo, il mio interesse per lo spazio c'era fin, fin da piccolo. Buonasera, sono Sergio e quando parliamo di spazio anch'io ho dieci anni. Lei ha fatto vedere prima il filmato dove si vede anche la Luna e, e la prossima missione sarà più vicina, sarà andare sulla Luna. Ma perché ci abbiamo messo così tanto tempo per tornare sulla Luna? O meglio, perché ci sono stati così tanti rinvii e, e, e prima ha citato per esempio ehm, il ricalcolo di orbite importanti? Non si sfruttano quelle che sono state utilizzate 50 anni fa? No, no, diciamo questo in parte risponde anche alla sua domanda, cioè oggi torniamo sulla Luna in una maniera completamente diversa. E questa è una delle ragioni per cui siamo ripartiti da zero. In realtà la, la motivazione principale è che tutto eh, diciamo, quello che è stato realizzato per l'Apollo oggi sarebbe comunque inutilizzabile perché ormai completamente diciamo, superato dalla tecnologia di oggi diciamo la luna è stato un obiettivo limitato nel tempo negli anni 60 era, era soprattutto una questione di, di come posso dire di primato tecnologico scientifico militare i russi erano partiti per primi avevano vinto tutte le, diciamo, le prime missioni, avevano superato gli americani, erano stati i primi a lanciare un satellite, i primi a mettere un uomo nello spazio, una donna e così via. E gli americani erano partiti in ritardo e hanno dovuto recuperare il, diciamo, la difficoltà tecnologica e per superare i russi dovevano trovare qualcosa di nuovo e la sfida è stata Andiamo sulla Luna. Quando la, Kennedy l'ha detto nel, nel 61, gli americani non avevano ancora messo un uomo in orbita, avevano fatto una missione suborbitale, appunto una di quelle che oggi si fa a pagamento, eh, ma non avevano fatto ne, neanche un'orbita un intorno alla Terra con un essere umano. Il primo è stato Glenn nel 62, quindi 6-7 mesi dopo. Quindi era davvero una sfida. Gli americani l'hanno vinta. E qua, una volta vinta quella sfida non aveva molto senso continuare per, per due ordini di, re, di motivi. Uno perché era costosissimo. Partiva un razzo alto 110 metri e tornava una capsula bruciacchiata inutilizzabile, alta 3 metri. Cioè no, non rimaneva nulla di tutto quello. Ogni volta bisognava costruirne uno nuovo, quindi dei costi enormi. e Inoltre c'era una questione di sicurezza. Le probabilità stimate dalla NASA, quindi non... Buttate lì a caso, erano del 50% per la prima atterraggio sulla Luna, cioè davvero una dose di rischio che oggi nessuno credo sarebbe disposto ad accettare. Quindi, questo per darvi l'idea di, di quanto fosse forte la pressione per arrivare primi. Paradossalmente, io lo, lo dico spesso: paradossalmente, essere arrivati così presto ha danneggiato. Diciamo, il seguito della storia perché ci siamo arrivati impreparati e, e non potevamo continuare su quella strada abbiamo preso una strada diciamo così senza, senza futuro oggi ci torniamo con tutt'altra filosofia in mente non c'è più bisogno di arrivare ai primi perché ormai quello è stato fatto bisogna arrivarci per rimanerci a lungo quindi bisogna arrivarci con sistemi che siano ehm, facilmente riconvertibili, riutilizzabili, che siano diciamo, sostenibili anche dal punto di vista finanziario e soprattutto che abbiano un'utilità immediata, cioè che non sia solo una questione di prestigio. E que per questo andiamo nel Polo Sud, perché lì speriamo di trovare le risorse che giustificheranno le questi investimenti. E questo vi spiega anche perché una parte di questo sforzo viene fatto dai privati, non è solo la NASA. La NASA sarà diciamo, l'elemento principale: la NASA più altri quasi 30 paesi. Cioè Artemis è, un, è, un, è uno sforzo diciamo, complessivo. Ci sono l'Italia, c'è tutta l'Europa, ci sono i Paesi arabi, eh, Giappone, cioè, mezzo mondo, 30 paesi. Che in, 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 chi più chi meno parteciperanno attraverso finanziamenti, tecnologia. Quindi, è, ma, ma ci saranno anche i privati che invece ovviamente vanno lì per cercare di trovare delle, delle risorse che poi so, siano utilizzabili sulla Luna ma anche sulla Terra. Molto si parla delle terre rare, no? avrete sentito parlare che i, i, i circuiti elettronici sono scarsi, li, li produce principalmente la Cina eh, e per fare que, quei circuiti c'è bisogno di materie molto particolari, che si chiamano, guarda caso, materie eh, terre rare, perché sono rare pare che sulla Luna queste terre rare siano un po' meno rare, quindi potrebbe avere senso, anche se oggi i costi sarebbero enormi, potrebbe avere senso in futuro andare a prendere questi, eh, queste materie eh, sulla Luna piuttosto che, che sulla Terra, perché sulla Terra, non so se lo sapete, ma è, è un monopolio quasi esclusivamente cinese, cioè la, il 70%, credo, il 70% di, dei giacimenti di, queste, eh, di questi elementi è in mano cinese. Quindi, questo per darvi l'idea di come la Luna possa diventare anche un elemento economico importante. Stiamo andando eh. verso la conclusione, forse una veloce ancora? Eh? Sì, sì, sì. No, le faccio. io delle volte mi dilungo un po', cerco di essere più stringato. Buonasera, io avevo due domande, però. Vabbè, anche no, sicura. no, va bene, okay. le facciamo veloci. La prima è quindi riguardo ad Artemis. C'è una figura, una persona che ha detto a un certo punto che okay, rimettiamo in piedi questo progetto partendo dall'1 fino al 7. Non ho capito, c'è una persona una che... ha ripensato, cioè che ha detto a un certo punto che okay, torniamo sulla luna e che ha iniziato a rimettere in piedi tutto il progetto di Artemis e la seconda era che esperimenti ha condotto nei, nelle due settimane che è stato sullo spazio. Sì, dunque la, la, la persona, non c'è una, una persona, esistono diciamo dei progetti che peraltro nel caso della Luna sono cambiati più volte eh, e a un certo punto alla fine siamo arrivati a, a concepire questo genere di missione che dicevo prima eh, quindi c'è sicuramente uno sforzo complessivo poi c'è ovviamente alla NASA un responsabile del programma Artemis che è una donna adesso non mi ricordo il nome eh, Artemis lo dico eh, è la sorella di Apollo, quindi siamo rimasti diciamo, in famiglia. Perché abbiamo scelto una figura hanno ah, scelto la NASA ha scelto una figura femminile. Perché vuole sottolineare il fatto che stavolta sulla Luna ci andranno anche le donne. Anzi, se, diciamo la NASA si è fatto un punto d'onore nel primo equipaggio ci sarà una donna e un uomo diciamo, di colore. Questo è il, il piano. Quindi nei quattro che atterreranno. Su, sulla luna dicono 2025 mi pare difficile ma insomma più o meno in quel, in quel periodo ci saranno uh, sì, sicuramente almeno una donna e, e un unicolo questa è l'idea e il fatto di aver scelto Artemis è proprio per dare questa sensazione cioè che, che stavolta ci andrà davvero tutta la, uh, la specie umana non soltanto uomini maschi e bianchi e militari perché il programma Apollo erano solo Uomini, bianchi e militari, eh, ma perché le, le questioni storiche erano così, insomma, la, la realtà della società in quel periodo era quella. Eh, che tipo di esperimenti ho fatto? Dunque, sulla stazione spaziale ci sono tanti esperimenti, noi ne abbiamo fatti alcuni che riguardavano. Spesso gli astronauti non fanno solo esperimenti, sono anche le cavie. Quindi, noi abbiamo fatto esperimenti anche su di noi, sull'equilibrio, sul. Sull sul sangue, siamo l'esame del sangue e poi noi avevamo eh, diciamo, un, un compito che non era un esperimento, era, era una cosa importante. Avete visto a un certo punto si vede nell'immagine immagini che viene trasportato da un, un braccio, da una specie di, di, eh, di carro ponte no, che si muove. Ecco, quel carro ponte lì l'abbiamo portato noi sulla stazione spaziale e sta ancora lì. Quindi tutto quello che è servito a farlo funzionare l'abbiamo fa messo in campo noi durante quei... Dieci giorni che siamo rimasti a bordo della stazione, ultima, ultima domanda. Quando si andrà a colonizzare Marte? Gli edifici come verranno costruiti? <ride> Magari lo sapessi, non lo so, non lo so, probabilmente all'inizio, come ho detto, saranno scavate. Nel, nel sottosuolo saranno diciamo delle proprie. Cioè, Il paradosso è. Che probabilmente andiamo su Marte e la prima generazione vivrà come gli uomini delle caverne. Quanto ci vuole per diventare astronauta? Un bel po', un bel po'. Si comincia, diciamo così, eh, con la selezione. Ci vogliono due o tre anni per finire diciamo così, la scuola, no? è un po' come andare a scuola, devi fare dei corsi, alla fine fai gli esami e poi alla fine se sei bravo superi gli esami ti danno un certificato che dice che sei un astronauta. Da quel momento devi aspettare poi il momento che andrai nello spazio, il che può succedere dopo due, tre, quattro eh, anni. Diciamo che io sono stato dieci anni a Houston e ho fatto due voli, quindi questo vi da, ti dà l'idea di quanto tempo ci vuole. Ma tu sei giovane, quindi... Allora, ci dispiace per le altre persone che si sono messe in fila, ma abbiamo scelto qualcuno che non avesse ancora fatto la domanda. Questo è un assaggio, avete partecipato stasera ad un assaggio di quello che i bambini dei centri estivi hanno vissuto in questo quasi mese di centro estivo, perché abbiamo avuto molti incontri, sono stati citati prima, li citiamo nuovamente, con Franco Bazza, con Caterina Boccato, con Patrizia Caraveo. Poi i bambini hanno partecipato anche a uno spettacolo sullo spazio dal titolo Martina Tremenda vuole andare sulla Luna uno spettacolo scritto in collaborazione con l'associazione Debora Mancini e questa sera abbiamo avuto il penultimo incontro di questa rassegna perché l'ultimo sarà domani proprio di Umberto Guidoni con i bambini e le bambine dei centri estivi. Quindi domani ci divertiamo ancora. vedremo. grazie, buonasera. Tutto. Allora, prima di concludere la serata ringraziamo nuovamente il Comune di Vittorio Veneto. Rimanga qui con noi. Tecnosistemi che ha sostenuto questa iniziativa, l'Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, di cui invito il presidente sul palco per un segno di ospitalità nei confronti del professor Guidoni. Ecco Silvano Tocchetta. Sì, abbiamo avuto il piacere di invitare Guidoni e è venuto a visitare il nostro osservatorio. E io così come segno della... di cortesia gli lascio una immagine fatta da uno dei nostri astrofotografi, abbiamo una banda di astrofotografi giovani straordinaria ed è un'immagine di una nebulosa famosa, una nebulosa rosetta, ah, sì. ma è fatta con due filtri a banda molto stretta da Ivan Rovato al quale va un applauso, non so se è qui in sala, però è bravissimo. E quindi ecco grazie ancora, grazie ancora. Ancora un ringraziamento agli astrofili di Vittorio Veneto, al comune di Vittorio Veneto, a Tecnosistemi e soprattutto ancora un ultimo grande applauso per questa serata al professor Guidoni. Grazie di essere stato con noi. Arrivederci a tutti.